Anche quest'anno è arrivata finalmente l'ora per il piccolo comitato domese di organizzare una manifestazione di livello nazionale. Si tratta della Coppa Italia per società di categoria B, manifestazione che verrà organizzata sui due bocciodromi coperti ossolani nel prossimo weekend. Alla competizione parteciperanno 16 società provenienti soprattutto dal nord Italia, dove la specialità del volo è presente nella sua quasi totalità. Il fischio d'inizio verrà dato sabato alle ore 14. Le partite si disputeranno con formazione a quadrette e partite ai 13 punti con tempo limite di 2 ore e mezza. La fase eliminatoria si disputerà con il sistema della pool e quindi domenica mattina si disputeranno i quarti di finale tutti al Bocciodromo Domese di Via Remita e nel pomeriggio il via semifinali, finale e premiazioni subito a seguire. Identica manifestazione era già stata organizzata dal Comitato Solano nel 2012 e negli anni successivi si era poi aperta una stagione di manifestazioni della massima categoria, la A, con il campionato assoluto di tiro tecnico e tiro progressivo nel novembre 2014, il campionato italiano di combinato nel luglio del 2015 ed infine il campionato italiano a quadrette nel giugno 2016. Questa sarà l'ultima manifestazione organizzata dal Comitato Tecnico Territoriale di Domodossola, che proprio dal 1 ottobre, come la maggior parte dei tecnici territoriali, verrà abolito per diventare parte integrante del provinciale di Verbania. Tornando alla competizione, dovrebbero essere presenti 6 formazioni dal Piemonte, 2 dal Veneto, dal Friuli e dalla Liguria ed una formazione da Toscana, Valle d'Aosta, Trentino e Calabria. Il sorteggio è stato effettuato ieri sera dalla Federazione Nazionale. Dirigerà la manifestazione Ettore Toscanini di Genova. Riguardo l'attività locale, da segnalare che mercoledì sera sui campi del Circolo Enel si è conclusa la stagione estiva con le gare disputate sui campi esterni. Nella gara organizzata dalla Juve Domo sono andate a segno proprio la società organizzatrice con Massimo Belloni e Roberto Melerio e la CADDO con Elio Giudice ed Agostino Balzani che hanno rispettivamente battuto nelle finali la Concordia con Fusco e Margaroli ed il Valle Ossolane con Bertaccini e Gheno. L'ultima gara diurna invece è stata quella di domenica a Romagnano, dove nel Memorial Silvano Uffredi, ancora la Juve Domo con la coppia composta da Maurizio Verganti ed Aldo Bosco, grazie ad una spettacolare rimonta nel finale, si è aggiudicata la gara ai danni della romagnanese con Ciocchetti e Toffanello, buono anche il terzo posto di Millerio e Belloni.